Buonasera, un cordiale benvenuto a tutti noi, a tutti voi, nei locali del Covinese Salotto Culturale. Questa sera la professoressa Ceto e il dinamico professor Nocca ci parleranno degli Etruschi, o meglio delle loro spiccate, della loro straordinaria civiltà che si accentra anche nella spiccata propensione alla buona tavola, che è sempre cenno di cultura. Gastriduloi li definivano i latini, usando un termine greco che letteralmente significherebbe schiavi del ventre, perché ritenevano che gli Etruschi avessero questa troppa propensione al simposio, al banchetto in genere, e sembra una civiltà molto 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 particolare, molto interessante, molto intrigante, oserei dire, abbracciando un territorio abbastanza modesto, dalla Toscana alla Campania. Cioè non fecero enormi conquiste, non ebbero mai un impero, non avevano neanche una grande propensione allo scrivere, anche se qualcosa ci è rimasta, però le più grandi testimonianze sono da attribuire ad autori latini e greci del tempo. Chiaramente questo evento andrà a significare le fasi di questa propensione alla gastronomia e alla buona cucina, perché il nucleo originario etrusco partiva dalla Toscana, che è terra opulenta, terra di vini, terra di culture, terra di ogni ben di Dio dal punto di vista culinario. E i nostri due carissimi ci diranno qualcosa in merito. Con l'occasione vorrei sottolineare l'impegno per la preparazione di questo evento, dalla ideazione della locandina alla stesura del dialogo stesso che sarà sicuramente eccelso, però di cui non sappiamo niente, siamo in attesa di ascoltare. Ringraziamo sempre l'ottimo Renato per la sua alacre opera. E c'è una sorpresa, perché alla fine del dialogo il Koinè si pregia di andare ai pranzi, come dicevano loro, ed offriremo praticamente una specie, un minuscolo simposio alla maniera etrusca, cioè cercando di riportare quelle suppellettili, anche i recipienti, le stoviglie, diciamo, usate per fare questi lauti banchetti che sembravano che non avessero mai fine, e che anche nella commemorazione dei defunti venivano rappresentati questi triclini con questo defunto che era in procinto di prepararsi ad un banchetto. A voi. Buonasera a tutti e benvenuti nel nostro viaggio alla scoperta degli Etruschi. E in realtà questa sera affrontiamo un argomento relativo ad un aspetto, no, della vita degli Etruschi, ma un aspetto molto importante, perché dalle poche fonti che ci sono giunte, non tanto quelle etrusche, perché chiaramente quelle che sono arrivate a noi sono per lo più riguardano insomma calendari programmatici eccetera, ma nulla che riguardi in realtà la civiltà vera e propria degli Etruschi, mentre invece questa è stato possibile ricavare, diciamo, il percorso della loro civiltà, che in effetti ha una durata va dal VII secolo avanti Cristo fino al II avanti Cristo. E si sovrappone, diciamo, alla civiltà villanoviana, e proprio perché, diciamo, riesce a razionalizzare un territorio compreso tra l'Arno, il Tevere e il Mar Tirreno, che poi diventa una fonte di commercio, no? E anche di comunicazione.
comunicazione con l'Oriente e con l'Occidente. Quindi grazie a questa, diciamo, alla possibilità di avere scambi culturali con questi altri popoli, gli Etruschi riescono a costruire una bella civiltà, addirittura realizzano 12 città-stato, e queste città-stato erano piuttosto importanti, ma lui è giunto pochissimo dal punto di vista urbanistico o delle architetture, proprio perché, diciamo, non, i materiali che utilizzavano erano materiali deperibili, per cui legno, terracotta per i tetti, eccetera, per cui è rimasto veramente pochissimo, mentre invece ciò che è arrivato fino a noi sono le testimonianze artistiche, per lo più quelle che appartengono all'arte funeraria. E che dire, cioè gli scritti, chiaramente le fonti invece scritte ci arrivano, come diceva Paolo prima, dai greci e dai latini, e questi non sono per niente carini, no, nel definire gli Etruschi, perché appunto li definiscono amanti sì della vita, però per lo più amanti del cibo, essenzialmente amanti del cibo. E questo, in effetti gli Etruschi erano amanti del cibo, però fecero del cibo un vero e proprio, diciamo, rituale, no? Perché amavano organizzarsi e non farsi mancare nulla. Allora, i latini sempre, a proposito del modo di banchettare degli Etruschi, ci raccontano che facevano fino a due, citando Posidonio, facevano fino a due pasti al giorno. Questi due pasti addirittura erano organizzati in questo modo, cioè avevano dei tavoli completamente apparecchiati, pieni di brocche, coppe d'argento, tovaglie ricamate con colori policromi, avevano servitori ben vestiti, a volte anche nudi, ma di bell'aspetto, e non mancavano le donne a questi loro convivi, diciamo, sia al banchetto che al simposio. Non mancavano mai, perché avevano una figura centrale, erano delle donne moderne, potremmo definirle così, perché colloquiavano con gli uomini, avevano, dicevano la loro per organizzare, diciamo, non solo la giornata quotidiana, ma anche dal punto di vista politico esprimevano opinioni, partecipavano, scrivevano, suonavano la musica. Quindi avevano la possibilità di accompagnare il proprio uomo ovunque si recasse. Quindi, insomma, erano veramente delle donne moderne, potremmo definirle così, cosa che nelle greche, neanche poi le romane, assolutamente non avevano questo uso, questo costume di comportamento. E quindi, appunto, i latini le definiscono un po' libertine, no? Che addirittura, insomma, avevano rapporti con più uomini, eccetera. Quindi sono maldicenze, perché in realtà le donne, è vero che partecipavano a questi banchetti di diritto, ma chiaramente non avevano costumi così esagerati, questo non si sa, no. È un grande punto interrogativo. Ci sono due affreschi e erano delle forti bevitrici, delle forti bevitrici, così dice Posidonio. Quindi amavano anche bere, quindi quando insomma erano presenti a questi convivi amavano anche bere. Ritornando al discorso del banchetto, il banchetto etrusco subisce un'evoluzione, perché nel VII secolo gli Etruschi non mangiavano sdraiati, si sdraiano nel VI secolo, diciamo così. Allora, infatti, c'è questa testimonianza di questo vaso canopo, in effetti è un oggetto che è stato ritrovato a Monte Scudario, si trova lì, ed è appartiene al VII secolo avanti Cristo. Ha una forma a fungo, e nella parte del coperchio, nella parte alta, presenta una rappresentazione plastica dove c'è una figura maschile, probabilmente un principe, un aristocratico, seduto su di una sorta di trono, non si vede lo schienale, ma davanti ha un tavolo tondo, questo, con solo tre piedi, e molto ben organizzato, pieno di cose, di oggetti, probabilmente anche focacce, no? Mentre invece sulla destra compare questo grosso vaso, che era un cratere, no? Si chiama così, ed era un contenitore di vino, ma miscelato con l'acqua, perché gli Etruschi, un'altra cosa, non bevevano vino puro, perché il loro vino era molto denso, e poi sicuramente ne parlerà Peppe, era molto denso, addirittura anche speziato, cioè ci mettevano delle spezie, degli aromi, eccetera, anche del miele alcune volte, per renderlo ancora più
e quindi lo diluivano, ma anche perché loro volevano contenere, diciamo, la loro ebbrezza in modo da godersi anche il simposio, la seconda parte, diciamo, del pranzo. Era come un dopo pranzo, noi andiamo al pub a bere il cicchetto, eccetera, e loro appunto nel simposio bevevano soltanto, per cui questo vino non doveva essere molto forte, altrimenti perdevano quell'equilibrio che gli faceva perdere il senso di ebbrezza e facendogli star male, ecco. E quindi erano equilibrati sotto questo punto di vista, anche se poi, insomma, erano accompagnati durante questi pranzi, e poi vediamo la successiva. Ecco, questa qui invece è la lastra di acqua russa, e questa qui appartiene al VI secolo avanti Cristo, e come vediamo invece qui compare la posizione sdraiata, no? E sono perfettamente adagiati su delle crinae, hanno i tavolini sono posti davanti, sono appunto, presentano sulla superficie degli oggetti, anche forse degli oggetti alimentari, oltre che a delle coppie, a delle Kilex, Kilex. E quella corretta lì era calice? Sì, infatti, calici erano, vabbè, poi vedremo di sì, quanti certo, di differenti. Sotto i tavoli addirittura ci sono anche cani, perché per i resti stavano lì. Mentre invece sopra c'è questa sorta di fregio avventato, e non mancano mai i musici. Ecco, un'altra cosa, perché i musici, a parte che la musica per gli etruschi è fondamentale ed è veramente, li accompagna in ogni momento della giornata, addirittura quando facevano il pugilato compaiono i musici, quando mangiano compaiono i musici, quando andavano a caccia erano presenti, quando morivano anche, insomma veramente in tutte le fasi della loro giornata, addirittura quando cucinavano, e vedremo poi che che comparirà una figura di un musico mentre in una di queste immagini. E che dire, qua vediamo però che ci sono suoni crinali, ci sono tre figure, no? Ci sono sia figure femminili che figure maschili. Quindi ecco qua, la promiscuità era molto ben accettata, come vediamo. Andiamo avanti ecco qua, come diceva Paolo prima, no? Etruscus. Com'era la definizione? Questo è il prototipo del Obesus, perché schiavi del ventre, eccetera, eccetera. Questo è un personaggio chiaramente aristocratico, un uomo di una certa importanza, e si vede dal grande anello che ha al dito, no? Quindi, e poi l'opulenza era un'altra caratteristica, perché se si era grassi voleva dire che si era benestanti, cioè che si apparteneva ad una classe sociale che si poteva permettere di fare due pranzi al giorno, come dicevo prima. In più, però poi vedremo che non è sempre così, perché ci tenevano moltissimo all'aspetto, non è vero che erano così grassi, che ha in mano questa sorta di coppa che si chiamava patera, ed è un belicata, cioè che cos'è? Ha una specie di rigonfiamento, qui non si vede bene, ma sotto c'ha un buco, perché serviva per afferrarla meglio in modo da tenere le dita sotto, e poi vedremo che questi calici sono tutti piuttosto ampi, in modo da non permettere una bevuta molto diretta, ma da invece attenuare, fa piccoli sorsi per... Sì, esatto. Sì, anche. Andiamo avanti. Allora, ecco, questo invece è un bellissimo, è una pittura parietale, chiamiamolo affresco, anche se loro avevano una tecnica loro per affrescare, che diluivano moltissimo il colore e amavano, diciamo, i colori caldi, con dei pigmenti molto vicini, insomma, erano anche molto vicini al cromatismo, diciamo, come dire, fombo quasi, associandogli alla modernità. Allora, sì, e quindi vediamo che ci sono questi sono due coniugi, si vede, perché lei è molto ben composta e vestita bene, mentre invece poi le donne un po' così, le libertine, le prostitute, avevano i capelli sempre biondi, e quindi in questo caso è proprio sua moglie, oppure insomma, la sua compagna, e si vede questo bellissimo tavolo dove c'è di tutto, oltre ad esserci i contenitori che contenevano queste minestre, e vediamo a base poi di cosa, perché loro mangiavano utilizzando moltissimo cereali, legumi e anche carne e pesce, insomma, però addirittura
mangiavano la carne di ghiro, degli oggetti nei quali conservavano questi ghiri, proprio li allevavano. In Toscana pure. Allora, questo affresco, diciamo, percorre le pareti, ci sono due pareti decorate, diciamo, affrescate, e questa è una parte, sono ad angolo, poi c'è una sorta di porta disegnata. E qui si vede anche come amavano ricoprire queste crinali piene di queste coperte, no, colorate, che presentavano sempre questa decorazione geometrica con un po' a dedalo, no, un po' oppure spiraleggiante. E nel VI secolo già c'è l'intromissione dell'arte greca, perché loro assorbirono moltissimo l'arte greca, la fecero propria, ma poi rielaborarono in maniera personale, più che proprio, diciamo, la parte proprio del l'arte cretese, no? Sono più vicini all'arte cretese, un po' a quella persiana. Secondo me hanno creato un connubio, no, tra questi due stili, cercando poi, insomma, trovando una loro linea espressiva. E anche qui compaiono gli immancabili, appunto, musici, no, con la cedra e il flauto, che era a doppia canna, era un flauto particolare. Hanno fatto anche degli studi su questi flauti, che tirano fuori un suono antico, cioè un suono lento, antico, molto profondo, molto sì, anche forte, che a volte è un po' fastidioso, però che arriva ad onde molto, molto lunghe. Andiamo avanti. Ecco, e questa invece è l'altra rappresentazione. Qui c'è un'altra coppia. La particolarità qual è in questo caso? È che l'uomo, a parte questa affettuosità, no? Questo toccarsi, no? Un po' quasi accarezzarsi, no? È una cosa proprio propria, no? Dei greci, degli etruschi, perché gli altri non ce l'hanno assolutamente, non mostrano mai questa affettività. E invece qui compare, molto evidente. E poi l'uomo porge un uovo alla donna. Perché proprio un uovo? Perché l'uovo era il simbolo della vita. Quindi qui è come se fosse un buon augurio ad una vita nell'aldilà, così sempre gaia, gioiosa e piena di cose. E anche qui il solito tavolo pieno di frutta, vediamo l'uva, le noci, le uova, insomma queste erano cose che loro amavano mangiare. Ecco, e qui poi c'è questa particolarità, questo è un altro particolare di un affresco più grande, dove vediamo un servo con un mortaio che cerca di pistare, diciamo, i cereali, no? Che gli servivano poi per essere cotti. E vediamo come anche in cucina, mentre quello fa quelle operazioni, troviamo il suonatore di flauto. E come anche la serva, cioè la signora, che sul tavolo ci sono poi del cibo, probabilmente anche dei pezzi di cacciagione, non riesco bene a vedere, ma comunque la carne. E lei, nonostante sia una serva, vedete addirittura gli orecchini, la collana, quindi è accettata, e avevano ben ragione i romani a dire che loro, che erano molto ben curate, anche profumate, queste donne etrusche, insomma. E quindi anche le persone che dovevano servire, dovevano avere un bel aspetto, dovevano essere molto ben organizzate dal punto di vista estetico, perché era lo specchio della famiglia per la quale lavoravano, quindi dovevano assolutamente avere un loro stile. O erano così ben vestiti o erano completamente nude. Sì. Perché la nudità era una cosa normalissima, portavano a tavola, nudi, poi vedremo. Stasera andiamo sull'arte. Ecco qua. Allora, questo invece è un bellissimo affresco, un particolare della tomba, appunto, dei leopardi, no? Che si trova per qui. Allora, questa tomba è bellissima perché è decorata, tutte le pareti completamente decorate, si chiama dei leopardi perché nella parte alta c'è una specie di frontone, diciamo, dove ci sono questi due leopardi che si fronteggiano. E poi c'ha la copertura a doppio spiovente con una scacchiera colorata, colore appunto del rosso, arancio e del giallo. La particolarità qua dov'è? Che questo convivio, diciamo, questo banchetto non si tiene al chiuso, ma si tiene all'aperto. Infatti ci sono le palmette retrostanti, le figure che stanno avanti, sono sia dietro che sopra, quindi fanno come un proscenio nella parte dietro. E quindi ci sono queste figure sdraiate che dialogano fra di loro. Vediamo la figura, quella alla mia destra, quella in fondo, no? Le figure femminili sono tutte chiare, mentre invece quelle maschili hanno questo colore rosso scuro, perché serviva per differenziare l'uomo dalla donna. Quindi il rosso era per l'uomo e il colore carne chiaro era per la donna. In più vediamo che c'è
la bionda lì, la signora bionda, anche l'altra probabilmente, che sono due appunto cortigiane, non sono due mogli, due insomma compagne di vita, mentre invece vediamo appunto i servi completamente nudi, no? Che hanno una scioltezza di azione, quindi non era per niente ci si comprometteva nell'essere nudi, nel servire a tavola. E vediamo come erano abbigliati, no? Perché hanno queste mantelline, specialmente gli uomini, che mettevano legate alla vita, mentre lasciavano appunto il busto nudo, il torso nudo. E poi vediamo queste coroncine che cominciano a comparire. Le coroncine sono simbolo funerario, quindi come noi portiamo la corona ai morti, eccetera, così compaiono sempre nelle pitture perché sono il simbolo appunto dell'aldilà. E niente, vabbè, volevo dire un'altra cosa, ma adesso mi sono persa. Andiamo avanti. Ecco, questo invece è proprio un particolare, e qui vediamo che invece questi sono due coniugi, no? Molto molto affiatati, no? C'è questa bellissima, c'è come una, lui l'abbraccia perché tiene un braccio attorno alle spalle, cioè al collo, e lei lo tocca lievemente, no? Quindi c'è proprio questa affettività molto, molto evidente, e lui porge sempre questa coppa, no? E in più gli dona la solita coroncina. I colori sono bellissimi, è un'organizzazione spaziale accurata e molto, molto dinamica, nonostante sia un'immagine che riflette un primo piano, diciamo. Lei vedete come è curata, ha gli orecchini a disco, ha le acconciature, quasi sempre i capelli erano coperti quando si era persone per bene, cioè le donne per bene non li lasciavano tanto, avevano il capo un po' coperto ed erano, però erano curate. È un'altra persona, portavano i profumi da lui, una mano c'è sulla spalla, una mano c'è la coppa. Ecco, questa invece è la tomba del tuffatore, viene chiamata così, e qua c'è una particolarità, perché oltre ad avere i soliti tavolini, qua è una parte di un simposio chiaramente, perché la parte post non c'è il cibo, ci sono invece, compaiono questi helix, che sono queste coppe larghe che hanno due anse, cioè siamo due a manici. Anche se però è un'immagine che richiama sì, certo. L'ho messa perché c'è un gioco che gli etruschi amavano moltissimo, ed era il gioco del cattabotto. Cottabotto. Che consisteva era un gioco etrusco, no? Che poi probabilmente anche i romani acquisirono. E mettevano un'asticella appunto di metallo, c'era un dischetto pure di metallo, e chi riusciva a lanciare l'ultima goccia di vino e a far cadere il piattino vinceva un bacio, non so, era proprio un gioco di società. Come noi buttiamo le mollichelle a tavola? Sì, no, l'ho messo perché durante il simposio, oltre a bere e a sentire la musica, loro giocavano a dama, no? A dadi, perché hanno trovato dei dadi proprio in alcune tombe, quindi a dama, dadi. E poi c'era questo gioco, e quindi erano, cioè si divertivano, avevano delle attività che li ecco qua. Allora, questa invece è una scena di un banchetto che avviene nell'aldilà. Perché questo? Perché ci sono due personaggi che sono due divinità, no? Ci sta Ade e Persefone, no? E in più ci sono due servitori. Uno è vestito e uno è nudo, quindi ecco, è frequente questa cosa di me. Ma la cosa particolare è che c'è questo tavolino con tutti i contenitori. Allora, ci sono veramente tutti i contenitori, perché loro avevano il contenitore inteso nel senso che doveva contenere, poi c'avevano quello che doveva versare ed infine quello per bere, quindi erano tre in generale, che poi ognuno aveva un suo nome che era stato acquisito da quello greco, insomma, quindi avevano il cratere, che era quello per contenere, l'idra era il vaso per l'acqua, poi quello appunto la brocchettina, che era l'oinocoe. E poi il kilix, che io lo chiamo così, invece non si chiama così perché scusate la mia pronuncia. Vabbè, andiamo avanti.
ai candelabri. Questo invece è bellissimo perché è un disegno, riprende appunto il banchetto ideale, no? Degli Etruschi, e qua vedete che ci sono appunto due coppie completamente semisdraiate come l'abitudine, e sotto a questi tavolini, oltre i tavolini ad essere molto ben organizzati perché ci sono tutte le suppellette, ci sono i piatti, le coppe, e ci sono degli animali da fattori, ma anche addirittura un leopardo, no? Che veniva anche quello, c'è riferimento chiaramente alla ricchezza, perché se potevano avere in casa animali esotici era un'altra cosa, insomma, che li rendeva appartenenti a categorie sociali molto elevate. E qui però ci sono, anche qui compaiono le due divinità che fanno un accenno, cioè che porgono addirittura, lì abbiamo sempre Ade e Persefone, anche nella parte estrema che non si vedono bene, quelle due persone in piedi. E poi c'è questa figura alzata, che è probabilmente anche questa una donna di, insomma, una che fa parte di loro, però solamente non è inclusa all'interno del banchetto, no? Quindi partecipa come se partecipasse alla vita generale, ma è estranea, non si sa se è lei la figura, diciamo, che sta per avere per passare nell'altra vita, e probabilmente lo è, e probabilmente i personaggi che sono rappresentati stanno celebrando quindi il suo passaggio nell'altra vita. E infatti ci sono le divinità, c'è questa figura proprio al centro, vedete come la figura anche del servitore è piccola rispetto a quelle grandi, perché fanno una differenziazione a seconda della dimensione, del valore del personaggio, dell'importanza. Va bene, andiamo avanti. Ecco, qui invece abbiamo proprio una simulazione, no, di un banchetto etrusco, e lo troviamo a Chianciano Terme, hanno proprio sistemato un intero spazio con due crinae, con dei tavoli, e ci sono tutti gli oggetti che possono essere utilizzati durante appunto un banchetto, quindi dalla scodella all'anfora, a quella per versare, ci sono quegli oggettini, non mi sovviene il termine, comunque insomma abbondano chiaramente, si intravedono anche i cibi, le cose che erano, insomma, che mangiavano frequentemente, e che erano per lo più cereali, appunto, frutta, che è l'uva in particolar modo, melagrana, eccetera. Va bene, questa ricostruzione però con la copertura del triclinio è una copertura un po' modesta, no? Perché sto rosso pompeiano richiama un po', insomma, è un po' artefatta, non è proprio l'ho presa, sì, esatto, per dare l'idea un po' di come si poteva. È poco ricavata. Sì, invece loro abbondavano nelle decorazioni. Andiamo avanti. Ecco, questo poi è una specie di fumetto che mostra chiaramente, come abbiamo già visto abbondantemente prima, l'idea appunto più del simposio in questo caso, no? Perché insomma, ci sono pure delle frittelle qua sulla sinistra, no? delle piccole focaccine. Uno faceva sì. E poi si vedono i due servitori che prendono dal grande vaso per inserire all'interno dell'anforetta, trilobata in questo caso, e usavano addirittura dei mestoli per fare questa operazione. E poi li vedremo, perché ho messo tutti quanti gli oggetti. Posso? Sì. Ecco. Allora, questo invece è un vaso bellissimo del IV secolo, appunto, avanti Cristo. Ed è un cratere, appunto, che era un vaso che serviva per contenere probabilmente il vino con l'acqua. Ha una decorazione che si ispira un po' chiaramente a quella greca, no? E mitologica, e mentre invece ha un corpo, insomma, abbondante, panciuto, ed ha un collo svasato con un labbro piatto e leggermente arcuato. Quindi i colori sono intensi, c'è questo arancio bellissimo, come anche questi colori scuri, questo nero, che insomma era molto utilizzato perché si otteneva attraverso una cottura particolare,
con una ceramica finissima, e questa cottura bisognava sprigionare più ossigeno per avere questo tipo di colorazione. Ecco, questo invece è un vaso per l'acqua, è un'idea. Detto bene, sì, e qui anche qui insomma vediamo che invece la forma è più bella, presenta, cioè più slanciata, c'ha due anse, c'è una figura mitologica che campeggia nella parte centrale del corpo e c'ha questo collo a colonnine, si chiama così, con il labbro svasato, con delle decorazioni che richiamano appunto le spirali ma anche le ondine del mare, che anche quelle erano appunto simboleggiavano la vita, diciamo. Questo invece è bellissimo, questo vaso non è in bucchero, questo qua è in bronzo, nonostante, ed è presenta chiaramente una scena di simposio ed ha una decorazione a margherita, si chiama così perché vedete tutti quei petalini, no, che si trovano sul corpo centrale, mentre invece da dove parte il collo, ho messo apposta dove parte il collo, dovrebbe essere la parte centrale della margherita, e poi c'ha questa apertura a fiore, insomma, con un labbro trilobato, no? Perché ha tre anse che si ripetono, quindi ha soltanto un'ansa, è molto elegante, bello. E questo contiene, questa è una brocchetta che serviva per versare nelle coppe dove potevano appunto bere. Siamo quasi alla fine. Sì, sì, vai. Ecco, questa è un'altra, sempre un'altra brocca per versare il vino, ed è però questa ha una forma fallica. Ha la forma fallica, perché la parte alta, vedete, il collo è leggermente c'ha la forma fallica. La decorazione è una decorazione che richiama gli elementi naturali, e in questo caso ci sono questa sorta di arabi, sempre l'onda del mare, simbolo di vita, no? L'origine della vita, eccetera. I colori bellissimi perché una colorazione a fondo bianco con figure nere. Ecco, queste invece sono due coppe di bronzo che presentano appunto un corpo centrale svasato ed una decorazione circolare a fascia che è quella che hanno intorno. E anche lì c'è una scena di una sorta di simposio, sono antichissime queste qua, perché sono addirittura del VII secolo avanti Cristo. Sì, perché sono, vedete, c'è la persona seduta, e mentre ci sono poi gli offertori, cioè vengono portati dei doni, eccetera, delle cose. Mi ricorda quell'elemento dell'arte mesopotamica, del... Vabbè. Non chiedo. Ogni tanto mi ricordo i nomi delle cose. Allora, andiamo avanti. Sì. Ecco, e invece queste sono di bucchero e sono due ilix con due anse, hanno due differenti forme, uno ha il piede più alto e l'altro invece più basso. Il bucchero si otteneva chiaramente con una, come dicevo prima, no? Per ottenere questo nero, questa colorazione così scura, bisognava cuocerlo due volte, c'era una biscottatura, e nella seconda cottura bisognava far sprigionare l'ossigeno in un certo modo, in modo da riuscire ad ottenere poi questa colorazione, cioè questo nero, usciva fuori nero, quindi non rosso come solitamente la Creta è, no? Quindi si utilizzava, è vero, una ceramica sottilissima che doveva essere molto, non una ceramica, diciamo una creta molto fine, no? Quindi priva di elementi inquinanti, tipo sabbia, altre cose, però insomma era la cottura che riusciva a dare poi questo tipo di colorazione. Ecco, qui abbiamo poi, qui invece si vede fortemente l'influenza greca, e quindi si vede perché le figure sono molto più accurate, sono figure rosse su fondo nero e sono due ilix ed è un piatto centrale, quello che appare, due coppe per bere, quindi, e invece un piatto al centro. Ci sono delle figure anche che sono sdraiate, quindi sono ritratti mentre partecipano ad un simposio, e diciamo le figure sono completamente
riprendono completamente il motivo dell'arte greca. Anche per quanto riguarda la decorazione circolare che le definisce nella parte centrale. E quindi la decorazione riprende di rosette, no? E anche degli elementi verticali come se fossero dei triglifi, no? Che ritroviamo poi sul tempio Partenone, eccetera. Quindi tre elementi, rosetta, tre elementi, e fanno, cioè questa sorta di circolo dorato deve appunto cercare di rendere più importante l'immagine centrale. Queste tutte e tre sono così, quindi sono proprio di ispirazione greca. Anche questi qua, compare sempre un achilles di lato, e questo invece è un skipos. Sì, skipos. Ed è una specie di tazza invece, la tazza per contenere, a volte anche bevevano il latte delle capre, eccetera, quindi ci avevano anche le tazze. E ha due anse e ci sono appunto delle figure, come vedete qua diventano anche più audaci, c'è un uomo con un fallo in semi-erezione nel piatto della Linux qua di lato. No, perché erano completamente, era importante, no? Inneggiare la vita con la sessualità, c'erano sempre questi indirizzi. Gli sciami non erano completamente nudi, portavano. Ci sono delle cose che io adesso non ho fatto vedere, ci sono delle pitture che. Vabbè, andiamo avanti. Ecco, questa è una patera. Patera. No, è quello che abbiamo visto prima che c'aveva l'obeso in mano. Sì. Sì. Fate vedere la possibilità di mettere la scultura e qui appunto si vede un ingrandimento, si vede questo bello ombelico che era la parte che emerge di fuori e poi c'è l'incavo dentro dove bisognava afferrare. Anche qui è fatto. E a che serviva? Per bere. Ah, per bere. È enorme, erano così grandi, guarda. E si metteva lì. Una specie di calice grande. Un calice grande perché loro dovevano bere piano e poi dovevano ossigenare. Dovevano bere piano. Perché, sì, assolutamente. Altrimenti te lo versi addosso. Sì, certo, perché se tu bevi ti va tutto. E invece in quel modo se tu sorseggi, però non sa tu. Un sistema per un sistema per prenderlo, forse che non c'è il manico, se no devi prendere con due, ma invece questo così era più facile da. Era uno dei tanti modelli. Ecco, e l'ultimo, e questa è una olla questa, perché serviva una sorta di pentola, no? Che conteneva anche le minestre, perché si facevano le minestre. E quindi probabilmente il pesce, una zuppa di pesce ce l'hanno fatto dentro. Ed è arcaica, questa chiaramente appartiene proprio al periodo del VII secolo avanti Cristo. E c'ha però questo coperchio molto carino, c'è una decorazione a fascia con elementi geometrici e poi in fondo c'è questo pesce stilizzato, insomma. E quindi è una figura, è però particolare perché è veramente una pentola, insomma. Andiamo avanti. Ecco, e qua invece c'è un po' di tutto, no? Almeno per quanto riguarda la parte vegetariana, perché poi dalle sale pure che è stato fatto, no? A proposito perché hanno recuperato dei piccoli frammenti di ossa e anche di denti attraverso i quali hanno fatto delle operazioni, delle analisi utilizzando il carbonio C12 e C13, anche l'azoto 14 e 15, così mi sembra che si chiami, il quale è capace di individuare in un frammento osseo o in un frammento appunto dentale il tipo, la dominanza, che cosa mangiavano, oltre a tutto al corredo genetico, eccetera, eccetera, però si riesce a capire se erano prevalentemente persone trattate, quindi di cui appartenevano il frammento, eccetera, se avevano un'alimentazione di tipo vegetariano oppure invece proteico, eccetera. Quindi di solito hanno però fatto se prevale l'alimentazione carnea, si vede molto il contenuto di zinco, perché lo zinco è il contenuto più negli alimenti di origine animale. Sì. Quindi bisogna vedere esattamente. Non so, insomma, ho letto qualcosa, ma bisognerebbe approfondire. Assolutamente. E qui vediamo che ci sono appunto dei contenitori, ci sono delle fave, e ci sono lenticchie, fagioli, invece cerchi addirittura, e poi delle noci, un melagrano.
la cipolla. Quindi più o meno poi il professor Nocca vi illustrerà bene tutti, non so, gli alimenti che veramente mangiamo. Posso? Sì, quasi finito. Ecco, e questo qua invece è forse l'ultimo, proprio l'ultima immagine dove vengono presentati, cioè in questa tega, diciamo, sono presentati tutti gli oggetti che utilizzavano, e voglio sottolineare particolarmente il graffione, che è quella specie di aggeggio con le punte, che è una sorta di spiedo, no? Perché in quei ganci si metteva la carne per farla appunto rosolare, eccetera. Mentre invece lì abbiamo una specie di mestolo, sì, per le minestre, quello grande. Invece quello piccolo è un mestolino piccolo per il vino, che serviva per prendere. Poi abbiamo dall'altra parte addirittura un braciere, perché anche i bracieri erano presenti nelle tavole durante i banchetti. Si mettevano perché vi si poggiavano le vivande in modo da tenerle calde. E dei candelabri e degli oggetti che abbiamo già visto prima. Penso di aver finito. Basta, Alma, c'è da dire una cosa a livello, posso? Sì, sì, come no, devi. Sì. A livello, prima si è citati i musici, siccome una cosa che mi ha sempre fortemente interessato, il fatto della musica, dei musici che erano presenti quasi in ogni azione quotidiana, non era gestito da schiavi. C'erano addirittura, se voi avete notato, avevano una specie di divisa, avevano una tunica con una parte qui, ed erano, ce n'erano tre lì, che avevano la stessa divisa, poi avevano una specie di cinto e degli orecchini particolari, alla maniera egizia, quasi sempre dei dischi. No? E quella cosa più saliente che è citata, addossate, che è citata da Tacito negli Annales, una piccola citazione, che c'erano delle agenzie che fornivano i musici, cioè c'erano degli agenti che avevano due o tre, diciamo, gruppi, che per loro era una professione, però era una professione a termine, nel senso che non potevano superare una certa età, perché poi non erano più gradevoli alla vista. E questa è una cosa che non compare poco nella latinità, molto invece nell'antica Grecia e tantissimo nella Persia, nell'Iran. Infatti qui c'è molta derivazione. E questi agenti gestivano non solo i musici, anche gli attori, ma principalmente i balletti, danza, i giochi, gli attori, e diciamo i giochi, quello che veniva definito ludico, i giocolieri, i saltimbanchi e cose del genere. Sì. Ed era un'operazione commerciale di grandissimo valore, che rendeva tantissimo, e praticamente si rivolgevano tutti quanti a questi agenti. L'ho letto qualche giorno fa. Sì, lavoravano per proposito. Avevano una vera e propria professione. Era una professione vera e propria. Bene, concludiamo. Allora, siamo pronti. Allora, io devo dire, prima di cominciare, mi premeva, annunciare, che non abbiamo detto fondamentalmente, che quest'anno, diciamo, questo consesso con Alma continuerà su una serie di serate, perché il banchetto etrusco è solamente il primo di una serie di eventi che faremo su questo argomento, cercando di mettere insieme arte e alimentazione, perché solo attraverso l'iconografia noi possiamo avere delle prove, delle testimonianze, oltre ovviamente ad avere delle prove letterarie. Quindi continuerà questo lavoro di ricerca anche con eventi unici sicuramente, fino, diciamo, alla tarda primavera. Quindi questo veramente sarà, come dire, saranno delle cose abbastanza interessanti. Allora, cosa si può dire su questo banchetto etrusco? Allora, noi non abbiamo fonti documentali. Allora, innanzitutto vorrei farvi vedere la differenza, per esempio, che gli etruschi attribuiscono, diciamo, alla raffigurazione dei loro strumenti. Guardate, questa è la tomba dei rilievi. La tomba dei rilievi, che diciamo è l'unica che ci fornisce una serie di bassorilievi scolpiti, che sono solamente attrezzi, o se osservate, diciamo, attrezzi di cucina, probabilmente non ce ne sono. Secondo alcuni,
su una di queste colonne, non è tanto questa, è la colonna che è speculare, quest'altra, pare, secondo alcuni archeologi, che fosse rappresentata una sorta di spianatoia, probabilmente con un mattarello, però questo, come dire, è stato abbastanza, è una cosa abbastanza in contestazione. Quello che vedete sulla destra, che non è ovviamente un reperto etrusco, è semplicemente un vaso greco dove, guardate, i greci già avevano più interesse a mostrare il cibo. Vedete qui addirittura un cuoco che sta per, con un grosso macete, per affettare un grande trancio di tonno. Quindi invece gli etruschi non hanno quella, diciamo, l'abitudine o il desiderio di rappresentare il cibo. Ecco perché non abbiamo fondamentalmente prove documentali molto forti. E questo ovviamente l'abbiamo già visto, attenzione, ma perché noi abbiamo questo prototipo? Allora, perché in Ovidio a un certo punto nei suoi Carmi, io vi ho portato, diciamo, il testo latino, dice, parla proprio di un umbro parco, un etrusco grassone, proprio perché nell'immaginario collettivo di Roma gli etruschi erano visti così. Non è che gli etruschi si autodefiniscono grassoni, ma è la notizia che ne abbiamo dei romani rispetto agli stessi etruschi. Ecco perché, diciamo, si pensa che questa raffigurazione è una raffigurazione, diciamo, autoreferenziale, cioè io sono esatto, ma in realtà non abbiamo nessuna prova effettiva. Quello che diceva invece Alma, cioè la prova, diciamo, di questi banchetti, è l'unica prova che abbiamo, il testo di Diodoro Siculo, che ve l'ho tradotto, dice, e allora Diodoro parla degli etruschi, è l'unica prova documentale che abbiamo. Possedendo un territorio fertile che coltivano, hanno un'abbondanza di frutti, non solo per una sufficiente sussistenza, cioè non è che chi si sottrae solamente a sfamarsi, ma anche per un lusso sfrenato. Infatti due volte al giorno allestiscono dei banchetti suntuosi ed altre comodità domestiche per un lusso esagerato, preparando dei giacili ricavati a fiori, una quantità di ogni sorta di coppe di argento e un elevato numero di servi domestici. Attenzione, io ho cercato di essere proprio più letterale possibile, quindi perdonate l'italiano, ma volevo rendervi proprio il senso del greco. E di questi, mentre alcuni si distinguono per il bell'aspetto, altri sono suntuosamente vestiti o sono adornati secondo una condizione servile. Questo è l'immagine che si ha dell'Etruria, ma ripeto, noi non sappiamo gli etruschi cosa dicessero di se stessi. E a un certo punto la concezione che si ha ancora di questa opulenta Etruria viene, diciamo, da Virgilio, il quale nelle Georgiche parla di un ebur tirrenus, cioè di un grasso tirreno. Il grasso tirreno era un grasso etrusco, perché gli etruschi erano chiaramente definiti anche tirreni. Quindi dice, quando il grasso di reno addetto alle aree soffia nella voglia, noi offriamo su larghi piatti le viscere fumanti. Qui abbiamo un piatto di carne, ma non sappiamo esatte le ricette quali fossero. Andiamo avanti. Allora, il problema dell'uovo, ascoltate, ho voluto mettere, diciamo, a confronto i due banchetti. Allora, qui noi abbiamo ancora, qui siamo ancora nella tomba dei Lopardi, se non ricordo male, l'offerta dell'uovo come anche a Pestum. Vedete, quindi abbiamo due tombe distanti 500-600 km, due culture diverse, ma la cultura dell'uovo domina ovviamente nella cultura dell'oltretomba. Quindi loro usavano l'uovo chiaramente nella loro cucina, che è chiaramente simbolo dell'eternità, simbolo della vita, simbolo della morte. Hai già visto la tomba degli scudi, che ovviamente faceva parte della locandina, diciamo, di questa serata, quindi ancora è un tema fortemente ricorrente. Se osservate, è l'unico alimento di cui noi effettivamente riusciamo a distinguere la forma e l'origine. Non abbiamo la forma di altri alimenti, in realtà. Questo è un bellissimo dettaglio, addirittura l'anello, va bene, andiamo avanti. Quello che diceva, le informazioni che noi abbiamo sul cibo vengono tutte dalla tomba Golini. In realtà è una tomba un po', come dire, messa un po' maluccio, se vogliamo. Io difatti anche Alma ha usato, diciamo, questo che è un disegno, se vogliamo, rimaneggiato, cioè in modo da rendere leggibile quella che è la parete originaria, ovviamente è messa molto male.
Quindi vedete, gli Augusti insistono molto sul servizio del vino. Il vino per loro, come dire, è una sorta di rappresentazione ossessiva, cioè non, come dire, non ne fanno mai a meno. E difatti, guardate, voi qui abbiamo nella tomba delle Leonesse addirittura un cratere che è enorme, anche questo finemente affrescato, ma attenzione, sulla destra non si vede molto bene. Però eccolo qua il mestolo, cioè c'è un mestolo esattamente accanto al grande cratere. Allora, questa immagine io per averla ho dovuto fare un fermo immagine di un filmato di Alberto Angela, che a un certo punto le telecamere vanno su questo mestolo perché non c'è nessun libro di arte che riporta questo dettaglio, questa raffigurazione. Questo invece è uno dei famosi servi che sono presenti nel banchetto. Guardate la raffinatezza sono servi, figuriamoci se erano i padroni. Quindi voglio dire, la documentazione etrusca punta ovviamente a rappresentare il lusso, non tanto a vedere che cosa mangiassero o che cosa bevessero. Io però vi volevo far vedere, sto fermando un attimo sull'Idria Ricci. L'Idria Ricci è un pezzo che si trova nel Museo di Villa Giulia a Roma, Museo Etrusco, che ovviamente mi ha affascinato molto. Non è l'unico vaso, ovviamente, che riporta questi lunghissimi tralci di vite. Tra l'altro, probabilmente è una vite selvatica. Io, diciamo, di questa cosa me ne sono occupato anche in parte per quanto riguarda il cieco. Sapete perché? Allora, sto dicendo una piccola sciocchezza, scusate, questi sono frutti di edera, perdonate che edera, difatti se ci fate caso il traccio è più legato all'edera, questo qui è edera, è vite che si intrecciano, però diciamo, dunque la vite è rappresentata dall'altro lato, sì. E se osservate anche qui, diciamo, ci sono, sì, scene di lotta, anche scene... Ci sono. Eccolo qua. Sì, difatti, se osservate, vediamo già una vite, un grappolo molto serrato che somiglia tra l'altro molto al nostro trebbiano, cioè quelle uve molto, che hanno questi acini molto molto stretti. E io una cosa che voglio far vedere è questa. Allora, questa è una foto che ho fatto io al Circeo l'estate scorsa. Allora, guardate, questa è la classica vite selvatica. Per fare questa foto, insomma, questo può dire, Photoshop mi ha fatto incollare quattro foto. Tenete conto che questa è alta più o meno una ventina di metri. Proprio perché, diciamo, questo spettacolo, cioè queste viti che avevano uno sviluppo enorme, in realtà fanno proprio riferimento, occidenti, fanno proprio riferimento a questa vite selvatica che, diciamo, sale fino ai 20 metri di altezza, perché gli Etruschi probabilmente avevano ancora il vecchio sistema greco di dell'allevamento della vite sugli alti pioppi, come poi verrà fatto con il cepuco, cioè come diceva anche Plinio, in palustribus populensis, cioè sui pioppi di palude. E tant'è vero che su molte tombe etrusche, siccome gli etruschi erano molto più puliti di noi, cioè loro non avevano le discariche, diciamo, dove si buttava la roba e inquinava l'ambiente, loro scavavano queste grandi buche, come facevano anche i romani, e buttavano all'interno chiaramente i loro rifiuti di cibo. E all'interno chiaramente ci buttavano anche, diciamo, i vinaccioli. E dai vinaccioli di tutte queste discariche sono nate comunque nelle tombe etrusche tutte viti selvatiche. Quindi noi accanto a queste tombe non abbiamo viti coltivate. Quindi è probabile che gli Etruschi avessero in origine solo viti selvatiche, da cui poi probabilmente per l'evoluzione e soprattutto con il passaggio sotto il dominio di Roma siamo passati ad una vite coltivata e quindi una vite molto molto più bassa. Ma questo era lo spettacolo che in qualche modo si sarebbe visto in Etruria, diciamo intorno al VI o V secolo a.C. Il problema del mortaio che già faceva vedere Anna. Allora, ancora qui stiamo nella tomba Golini, perché è l'unica, guardate, questa è una scena che gli archeologi hanno fatto abbastanza discutere, perché non si comprende esattamente che cosa stia pestando. Sicuramente sta pestando, vedete, io vi ho portato anche, diciamo, il disegno probabilmente ricostruito. Quasi certamente, quindi non sappiamo se è una salsa o se è un pane, perché siccome la scena sta accadendo all'interno di un banchetto, potrebbe non essere un impasto di pane, quindi potrebbe essere sicuramente una salsa.
Però attenzione, l'abitudine del mortaio è un'abitudine che arriva soprattutto nell'antica Roma. Cioè noi, tra le varie suppellette di tutte le case romane, troviamo i mortaria, che sono, non immaginate il mortaio per il pesto, no? Immaginiamo sempre questa specie di vaso di marmo. In realtà loro avevano dei mortai, dei grossi bacili, dove veniva, diciamo, nell'impasto durante la manifattura, venivano addirittura aggiunte della graniglia nella parte interna, in modo che l'interno del mortaio fosse ruvido, fortemente ruvido e non liscio. Questo perché quando si andava poi a diciamo a pestare, col pestello non abbiamo trovato ancora nessun pestello di epoca romana, quindi dobbiamo dedurre che i pestelli erano di legno. È ovvio che a loro interessava molto sfibrare, quindi loro mangiavano dei cibi molto più digeribili dei nostri, perché noi cosa facciamo? Addirittura nella pasta brisè noi, come dire, mettiamo acqua e farina, una cosetta veloce veloce e inforniamo. Loro invece stavano lì proprio a sfibrare continuamente perché gli alimenti potessero essere facilmente digeribili. Noi dobbiamo immaginare un tempo in cui soprattutto le tossinfezioni intestinali, problemi di igiene e quant'altro, immaginate quanta gente digeriva male, immaginate quanta gente non aveva i denti, immaginate quindi dover mangiare delle cose molto tenere da dover mandare giù. L'unico sistema era proprio spolpettare questi cibi, quindi si usava molto questo mortaio. Poi ripeto, il mortaio tende a perdere la sua importanza perché a Pompei già nel 70 d.C. in qualche modo cominciamo a trovare l'impastatrice, quindi sono state trovate impastatrici per fare il pane, quindi non vogliamo più stare lì, diciamo, a sminuzzare l'acqua e farina, al contrario la vogliamo complessare, vogliamo fare un impasto molto più grosso perché probabilmente messo nel forno ci dà un ottimo profumo. Quindi immaginate queste focacce molto friabili, molto, come dire, con una cottura molto rapida, che in bocca dovevano probabilmente disfarsi, altrimenti questo servo non sarebbe stato lì durante una scena di banchetto a fare questo. E guardate, addirittura c'è un beccuccio. Quindi è probabile che, anzi, quasi tutti i mortai romani, anche quelli greci in modo particolare, ci sono dei ritrovamenti fatti sull'acropoli di Atene, per esempio, hanno quasi tutti un beccuccio, quindi probabilmente erano per salse o qualcosa, che un cibo che dovesse essere molto molto morbido, tanto da poter essere versato. Oh, questo è ancora da Tomba Golini. Questa è una delle rare rappresentazioni di cibo etrusco, perché guardate, anche qui vi ho portato la parte ricostruita col disegno e la parete originaria, è una delle pareti in cui si ha rappresentazione di carne, quindi abbiamo un animale macellato, guardate, questo addirittura appeso, vedete, con delle gambe, le zampe appese, legate, ancora qui, quindi si vede una carcassa bovina, del coniglio, dell'agnello probabilmente, e si vede addirittura la testa che veniva riutilizzata. Ricorda la Vucciria. Sì, la Vucciria, sì, tale quale. Ripeto, questa parete, questo affresco è stato staccato dalla Tomba Golini, altrimenti si sarebbe completamente... E quindi sì, per l'umidità, tant'è vero, vedete, è rimaneggiato, queste parti mancanti ovviamente sono parti danneggiate, e questo ovviamente è quello che riusciamo ad ottenere attraverso una ricostruzione molto... Quindi questo significa che, e qui comincia la grande storia del banchetto, che poi vedremo anche più recentemente, nel banchetto, diciamo, l'aristocrazia mangiava proteine. E noi ci siamo portati questa abitudine proteica fino ai banchetti, poi faremo il banchetto sicuramente reale, dove l'esagerazione più totale è le proteine. Chi possedeva le proteine, chi la sapeva rimaneggiare, era segno di potenza ed è rimasto nella nostra cultura. Voi sapete, dopo guerra avevamo sempre il pollo, dopo il pollo abbiamo, ci sono stati anni del filetto, non so se del vitello, non so se ve lo ricordate, adesso meno male che è finita anche la moda del vitello, perché noi ci siamo portati dentro, quasi geneticamente parlando, la voglia di mangiare proteine quando siamo con amici, non so, se noi facciamo... È un medico, no? È ovvio, ma se tu fai un matrimonio e devi fare un pesce e carne, cioè devi dimostrare di avere una certa potenza, quindi devi dimostrare delle proteine. Oh, attenzione, Anna aveva già fatto vedere degli attrezzi. Uno di questi, per esempio, è la tomba 3B, è una di quelle che, diciamo, negli ultimi anni è stata rinvenuta, addirittura ha questa sorta di grosso forchettone, anche se si dice di solito la forchetta è stata inventata nel Medioevo, no?
compare nei, diciamo, nelle, nei pasti, nei pranzi del Medioevo, però in realtà la prima forchetta è di origine etrusca, probabilmente forse se non è forchetta quantomeno è qualcosa che veniva utilizzato per rigirare la carne sul fuoco, quindi una, uno strumento di cottura. Questo per esempio è creagra, questo creagra ve l'ho scritto anche in greco perché si chiama, diciamo, noi oggi purtroppo, come la Culex, cioè noi diamo tutti, tutte denominazioni greche ad oggetti etruschi, perché in realtà non sappiamo gli etruschi come li chiamassero in realtà. Quindi, come dire, è una sorta di, come dire, di attribuzioni improprie che ne facciamo alla cultura di Roma. Quindi era un creagra che veniva usato per le carni, ecco perché abbiamo poi... abbiamo visto la tomba Golini con le, diciamo, gli animali completamente squartati. Oh. Ma probabilmente c'è questo bellissimo affresco tra la tomba della caccia e della pesca, dove in qualche modo gli etruschi vogliono dimostrare una proteine, no? Cioè pesce e carne. Allora vedete addirittura questa è una sorta di fionda che sta colpendo, e questa ovviamente è una scena molto molto bella, si vede come vedete l'intera parete e addirittura il dettaglio della pesca. Questa è molto bella, quindi non credo che sia una rappresentazione di una rete, ma probabilmente di una lenza che questo signore sta accalato. Anche se qui l'influenza greca sì, è fortissima, perché sì, si vede il delfino. Esatto, il classico delfino che si ritrova veramente. E anche se i greci mangiavano pure i delfini, vabbè, insomma, fortunatamente non erano così bravi da cacciarli tutti come facciamo noi, insomma. Quindi, quindi vedete, ancora una volta non abbiamo rappresentazioni di cereali, non abbiamo rappresentazioni di frutta e verdura, abbiamo rappresentazioni sempre proteiche. Questo, diciamo, evidentemente era una forma culturale dominante. Andiamo avanti, stiamo verso la fine. Allora, tra le varie ricette, io adesso vi ho portato alcune cosette. Allora, tra le varie ricette, probabilmente secondo molte fonti accreditate, ma ripeto, non c'è nessuna documentabilità, c'è questa ricetta che si chiama il fristingo, addirittura forse il frustingo, che è un dolce marchigiano che viene fatto risalire veramente ai tempi del cucco. È fatto ovviamente di mosto cotto, frutta, fichi, no? Quale certezza noi abbiamo che questo fosse etrusco? Probabilmente nessuna, perché diciamo da che cosa ce ne accorgiamo? Ci accorgiamo perché la ricetta è ancestrale, cioè noi abbiamo un'unica preparazione che viene fatta in un unico contenitore, mettendo in successione ingredienti diversi. Perché quando noi abbiamo ricette che prevedono, che facciamo, non so, per esempio noi la zuppa di pesce che facciamo, una cosa la cuciniamo prima, un'altra e così via, invece loro cosa fanno? Le ricette più sono ancestrali, più vengono fatte in un unico contenitore, se proprio sei bravo, magari aggiungi prima un ingrediente, poi ne aggiungi un altro e poi ne aggiungi un altro ancora, ma sempre nello stesso recipiente, perché non hai spazio in cucina, forse non hai la cucina, forse probabilmente hai un fuoco, un focolare, ma non hai spazio dove poter poggiare più cose. E allora io mi sono divertito perché è stato pubblicato un libro a suo tempo sul, diciamo, sulla ricetteria etrusca, no? Allora, sulla ricetteria etrusca, questo signore ovviamente cita tutta una serie di ricette che non hanno nessuna documentabilità. Cioè, voglio dire, ve ne faccio una. Addirittura dice, Livio così ce ne parla. La regione era una delle più fertili d'Italia, la campagna etrusca che si stende tra Fiesole ed Arezzo, ricca per l'abbondanza di frumento, di greggi e di ogni cosa. Chi ci dice che gli etruschi mangiassero questa roba? Ma sicuramente, voglio dire, si usa in Etruria, per l'amor di Dio, quasi certamente ne avessero fatto uso, ma non abbiamo nessuna prova. Attenzione! Oppure per esempio, addirittura sulla resa del frumento, perciò tenere presente, riguardo alla quantità di semenza, l'uso di quel paese è modo da comportarti di conseguenza. Tanto che dallo stesso seme in un posto si ricava 10 volte tanto, in un altro 15 volte tanto, come in qualche zona dell'Etruria. Noi deduciamo che in Etruria mangiassero cereali, ma non abbiamo nessuna certezza, sicuramente. Non potevano non mangiare cereali, non potevano nutrirsi solamente di carne, questo è evidente. E potrei andare avanti, guardate, ce ne sta un'altra addirittura. Ah, sappi che il mare fu separato dalla terra e poiché Giove volle che la terra di Etruria fosse come una proprietà, stabilì e ordinò che il terreno fosse misurato e i campi muniti di confini. Colui che ritocchi o li muove per ingrandire la propria e diminuendo la tua proprietà sarà dunque tale crimine maledetto dagli dei. E va avanti così.
A questo punto questo signore, senza documentare nulla, parla dell'artolagano, che è un pane, parla della favata, non so, addirittura del grano dolce, le lenticchie in salsa di castagne, quindi mi trovate zuppa di farro della Val di Chiana, salsa di farro, cioè trovate tutte, quindi un signore che ha scritto un libro sulla cucina etrusca, ma non c'è una fonte. Senza alcuna fonte. Non c'è nessuna fonte. Quindi, quindi allora, questo per farvi comprendere come, se avete notato, noi abbiamo diverse slide che abbiamo mostrato Alma, quasi quasi, cioè erano le stesse, perché sì, queste sono le prove, sì. Non ne abbiamo altre. No. Quindi di conseguenza abbiamo solamente però percepito una cosa del banchetto etrusco, che poi ritroveremo successivamente: il lusso, l'ostentazione, la voglia di eternità. Il resto lo dobbiamo solamente dedurre, perché non abbiamo nessunissima fonte. Questo purtroppo è quello che vi posso dire. E grazie.